Bella a tutti ragazzi, qui è Giù Adrian Sante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui ragazzi col quinto episodio sulla mappa chiamata Cube Survival. Nello scorso episodio ragazzi siamo riusciti ad esplorare uno dei tre cubi rimanenti e siamo riusciti ragazzi a prendere tutta quanta l'armatura e anche ad incantarla con la protezione 3. Adesso ragazzi non ci resta che andare negli ultimi due. Visto che uno ragazzi l'ho già esplorato e siamo praticamente morti tre volte in quel cubo, io lo lascerei per ultimo. E quindi io direi di andare ragazzi direttamente nel cubo diciamo che sta in mezzo, perché se ci avete fatto caso ragazzi ci sono tipo tre cubi, quelli lì a difficoltà alta. Noi abbiamo fatto quella a sinistra, poi c'è quello in mezzo e poi c'è il terzo diciamo che è dove siamo morti tantissime volte. Quindi quello ragazzi lo lasciamo per ultimo. Come sempre ragazzi vi invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie. A me sta piacendo veramente tanto e quindi spero davvero che piaccia anche a voi, così la porto tutta quanta sul canale, perché mi dispiacerebbe comunque interrompere una serie così. Quindi ragazzi oggi andremo ad esplorare quel cubo. C'è anche una casa se non sbaglio. Ok, chissà che non ci sia qualche villaggero, chi lo sa. Comunque siamo ben protetti ragazzi, cerchiamo di non morire perché altrimenti perdiamo tutta quanta l'armatura che ci siamo fatte e dopo è impossibile riprendere tutti quanti. Qui c'è una cosa a caso, perché comunque stavo dicendo, se ragazzi dovessimo morire la serie secondo me è praticamente finita, perché riandare di nuovo a prendere tutti quanti i diamanti credo che non ci siano, e quindi dovrei praticamente rifare tutta quanta il resto della mappa senza niente, senza protezione, senza niente, il che ragazzi a difficoltà difficile è quasi impossibile. Intanto ho finito i blocchi, cavolo. E vabbè dai, andiamo qua. Oh guardate qua, ci sta già aspettando questo qua sotto. Che sta facendo? Guardate qua ragazzi, già ci stanno aspettando. Esplodi creeper. Qua è già pieno qua sotto ragazzi, è già pieno qua sotto. Mi stanno aspettando tutti quanti. Mamma mia ragazzi, io ho paura di andare qua dentro. Stavo prendendo le torce. E fammi mettere una torcia, sono caduto giù. Pienissimo. Ma finché sono così, no? A me va benissimo, perché finché si incastrano io li uscito tutti quanti e va benissimo. Ecco qua. Perfetto. Muori. Siamo anche incantati ragazzi, non mi fanno niente. Guardate lì, mi colpiscono ma non mi fanno nulla. Vediamo. Ah no, un mezzo cuore mi tolgono, dai. Prima mi hanno colpito ma non mi hanno fatto praticamente niente. Ok, adesso possiamo mettere una torcia per vedere che cosa c'è qua dentro. Direi che possiamo andare tranquillamente. Attenzione, cosa c'è qua? Oddio, in quanti siete qua? Siete in tantissimi, mi state aspettando? Brave che mi state aspettando. Tu ragno che ti arrampichi, dove vai? Attenzione, questo addirittura con l'armatura è tutto. Dai, venite qua che vi faccio fuori in 2 secondi. 1 e 2, perfetto. Poi l'è pieno, ragazzi, è veramente pieno qua, eh. Finché non sistemo lo il creeper, attenzione. C'è uno spawn lì, ragazzi, devo sistemare lo spawn, altrimenti come faccio? Bene, altri tre, non rischiamo. Altri 4, che si stanno colpendo a vicenda. È il momento giusto di mettere lo spawn. Qua tutte le torce, via, metti tutte le torce. Via. Ok. Tanto ragazzi mi tolgono mezzo cuore, quindi possiamo andare con calma. Perfetto, gli ultimi due. E ok, quel qua c'è un altro. Ok, e anche questo qui. Qui si continua qui, ma dove si va? Oddio, si continua, ma non è che c'è un altro spawn? No, c'è solo una cassa. Bene, devo controllare ragazzi se non ci sono altri spawn, perché altrimenti qua è finita. Io direi ragazzi di rompere questo spawn, perché non ci serve assolutamente a niente, e quindi siamo più tranquilli così. A questo punto ragazzi andiamo a vedere che cosa c'è nella cassa. Qua prendiamo l'oro che ci potrebbe servire. Stiamo attenti ragazzi al piccone perché si sta rompendo, eh. Qui abbiamo l'elmo di diamante, me lo son chiamato. Qui un disco musicale, sento dei passi strani. Delle torce, la farina d'ossa, il blocco di ferro lo prendiamo. Ok, non capisco come ho fatto a prendere questo disco musicale, non ne ho idea. Comunque ragazzi mettiamoci anche l'elmo di diamante, così siamo veramente ragazzi coperti al massimo. Secondo me ragazzi questo dungeon nasconde un'altra cassa, però non so dove. Oh, un diamante, bene. Guardare sempre negli angoli ragazzi è la regola che ho imparato in questa mappa. Ottimo. Ragazzi io direi di abbandonare questo dungeon, perché al momento dei materiali non mi interessa molto, visto che siamo già completo di tutto e abbiamo praticamente tutto veramente. Prendiamo questo ferro, ma non so che ci possa servire, per almeno per il momento. Non lo prendiamo ragazzi, poi vediamo. Anzi, forse è meglio rimanere qualcosa qua ragazzi, così nel caso dovessimo cadere giù ad esempio abbiamo ancora a disposizione i materiali diciamo che abbiamo rimasto lì. Qui ci sono dei cartelli, c'è... Oh! Era una trappola! Hai capito? E quanti ce ne sono? Ogni volta che entro ne esce una? Accidenti, fammi rompere sto coso, va. Nella cassa vediamo cosa c'è. Ferro, pollo e protezione. Sì, la protezione ragazzi. E pollo e i 2 di ossidiana. Ok, ci siamo ragazzi, siamo pronti. Adesso non ci resta che tornare a casa nel modo più velocemente possibile senza cadere. Attenzione mucca, no, mannaggia, che peccato. E torniamo a casa e andiamo ragazzi a
potenziarci tutto perché dobbiamo entrare nell'ultimo dungeon da esplorare. Quindi io spero, ragazzi, in questo episodio di andare anche nell'ultimo portale, sì, portale, nell'ultimo cubo, di prendere gli ultimi due pezzi di ossidiana e poi, ragazzi, nell'ultimo episodio comporre il portale. Chissà che missione segreta, ragazzi, ci aspetta nel portale. In questo momento, ragazzi, vorrei che venisse la notte perché così noi dormiamo e poi abbiamo a disposizione tutto quanto il giorno per andare nell'altro cubo. Purtroppo la notte, quando io la voglio, non viene mai. Comunque, prima cosa da fare, ragazzi, andiamoci assolutamente a mettere la protezione questa volta ai nostri stivali. Che dite, agli stivali o all'elmo? Facciamo l'elmo, va. Facciamo l'elmo e ci mettiamo protezione 3. Perfetto. Poi andiamo a mettere qua dentro tutti quanti i materiali che non ci interessano. Al momento i diamanti non ci interessano. Ferro, oro, elmo, ossidiana, blocco di carbone, distributore, uovo di strega, polvere, disco. Mettiamo tutto dentro. L'unica cosa, ragazzi, prima di partire voglio farmi un piccone di ferro, perché questo qui praticamente si è rotto. Quindi mi servono dei bastoni e naturalmente del ferro. Ecco qua il nostro piccone, perfetto. Adesso si sta facendo notte, perfetto, grazie mille che mi hai ascoltato. Adesso non ci resta, ragazzi, che dormire e poi partiamo per l'ultimo cubo, che è il cubo quello lì maledetto, perché siamo morti praticamente 3-4 volte in quel cubo, quindi è molto molto complicato. Ma con la nostra armatura, ragazzi, al massimo, con la protezione praticamente al massimo su tutto, secondo me possiamo farcela. L'unica cosa che mi dispiace, ragazzi, è non aver qualche potenziamento alla spada. Diciamo, questa è l'unica cosa che mi dispiace. Intanto fatemi mettere torce qui e l'arco qui. È l'unica cosa che mi dispiace questa, sinceramente, perché avere magari un potenziamento alla spada sarebbe stato molto molto più bello. Magari troveremo qualche libro qui da incantare, cioè libro già incantato con cui potenziare la spada. Vedremo, vedremo. Qua dentro, ragazzi, qua è l'inferno. Qui dentro veramente è l'inferno. Allora, mettiamo una torcia e già inizio a sentire qualcuno. Ma non è che c'è un'altra entrata, no? È solo lì, vero? Cioè, non vorrei che mi venissero da dietro, no? No, 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 qui sono altri diamanti. Molto, molto bene. Però no, ragazzi, l'entrata sembrerebbe unica. Quindi mettiamo delle torce qua, così siamo più sicuri che non so, magari dovesse spawnare qualcuno, chi lo sa. Ok, quindi l'entrata, ragazzi, è praticamente solo qui dentro. È tutto quanto impestato, ragazzi, perché qui è esploso di tutto qua dentro, di tutto. Fatemi mettere. Ce l'ho un blocco di pietra, vero? Perfetto. Fatemelo mettere qui così riesco a farmi la scaletta. Magari per... No, 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 ragazzi, no. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Primo errore della giornata. Qui mi stanno attaccando in 2000. In 2000 mi stanno attaccando qui. Devo andare via di qua, devo andare via di qua. Via, via, via. Ok, eccoci qua. Cerchiamo di attaccarli dall'alto, ragazzi. Vediamo così. Ecco, lì spawnano, ragazzi, perché devo mettere le torce. Altrimenti io qua non me ne esco più. Creeper a volontà. Qui esplodi, creeper. Vai, esplodi, esplodi. Bravo, creeper. Fammi mettere le torce. Dove sono le torce? Eccolo, metti le torce, è esploso lo spawn, è esploso lo spawn. Sì, ragazzi, sì, però no, non riesco a uscire. Devo chiudermi, devo chiudermi, devo chiudermi, devo chiudermi, devo chiudermi, devo chiudermi. Ok, ci siamo. Secondo me, ragazzi, il creeper ha fatto esplodere lo spawn perché non lo vedo più. A questo punto, ragazzi, stiamo... Guarda qua, sono pieno. Accidenti, ragazzi, non riesco a colpirli da qua. Ora sì, riesco a colpirli un po'. Mamma mia, guarda un po' come devo combattere qui per sopravvivere. Forza, 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 ragazzi, che se non ci sono più spawn... Non dovrebbero essere infiniti. Un creeper se esplode qua fai un casino. Mi rompi la barriera. Se esplodi, mi rompi tutto. Se esplodi. Ok, non è esploso. Usciamo da qua, ragazzi. Usciamo. Ok. Oh, muori, 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 muori. Bene, 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 bene. Ok, creeper, che tu che mi spaventi, creeper. Mi sei esploso in faccia. No, i silverfish. Accidenti. Non è che c'è il portale dell'end qua. No, i silverfish, no. Quanto li odio, ragazzi. Quanto li odio questi. Fatemi mettere le torce ovunque. Torce ovunque. Sì, ragazzi, sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo preso anche questo dungeon. Eccolo qui, maledetto. Maledetto lo spawn dei silverfish. Ora, ragazzi. Oh, l'ultimo silverfish. Muori. Adesso, ragazzi, devo solo trovare la cassa a questo punto. Dov'è la cassa in mezzo a questo casino? Qua altri diamanti che andiamo a prendere. Vediamo un po', dai, fatemela trovare. Qui dietro, forse. No, qui dove mi sono andato a chiudere io. Ok, lì c'è della lava. Vediamo un po' se qua intorno. No. Ragazzi, mi servono gli ultimi due pezzi di ossidiana, no? No, ragazzi, dov'è la cassa? Dai. Cioè, ho praticamente, ragazzi, scavato in ogni angolo. E quindi devo. Cioè, deve essere per forza qui nella vicino la lava. Ma è un po'. Cioè, assurdo. Qui, ragazzi.
ragazzi, c'è un cobblestone generator, o sbaglio? Oh, i maledetti silverfish, dai. Fatti uccidere, mannaggia. Vieni qua, perché scappi? Vieni qua. Questo, ragazzi, è un cobblestone generator. Al momento non ci interessa, quindi lo possiamo anche chiudere tutto, perché si sta allagando tutto qua. E ragazzi, a questo punto la cassa dove si trova? Se non c'è qua, può darsi che qui non ci sia allora la... Cioè, non c'è allora la cassa qui. E come facciamo a comporre il portale allora? Forse ce la facciamo anche con meno blocchi allora. Non è neanche una pala per riuscire a scavare bene. Ma comunque non c'è niente, no? Altrimenti l'avremmo dovuta già trovare. Non ci resta, ragazzi, che vedere un po' qui. Se io chiudo la lava qui. Ok, ho provato a chiudere, ragazzi, il blocco di lava. Vediamo un po' se sotto troviamo qualcosa. La lava si sta spegnendo, quindi non ci resta che aspettare. Anche se non c'è niente, ragazzi, è impossibile. Cioè, che in questo angolo ci sia la cassa. Cioè, intanto prendiamo il diamante. Niente, ragazzi, non c'è assolutamente niente. Quindi io direi di tornare su. Credo, ragazzi, di aver scavato ovunque. Sì, mi sa di sì. A questo punto, ragazzi, non ci resta che tornare su abbastanza delusi, perché in questo caso potevamo anche non entrare qui. Molto strano, ragazzi, questa cosa. Secondo me la cassa c'è, ma io non la trovo. Niente, ragazzi, in questa miniera non abbiamo trovato praticamente niente. Attenti alla caduta. Quindi io direi di tornare indietro, attenta mucca a non cadere, e a questo punto di provare a costruire il portale così, perché sinceramente non so quanti blocchi ci servino per il portale. Adesso andiamo a vedere, lo andiamo a costruire insieme. Depositiamo, ragazzi, qui i due diamanti e prendiamo i 12 blocchi di ossidiana. E facciamoci, ragazzi, anche un acciarino per accendere il portale. Perfetto. E andiamo a dormire, ragazzi, perché lo costruiremo di giorno. Perfetto. Quindi con l'ossidiana, ragazzi, direi di andare a costruire questo benedetto portale, sperando, ragazzi, di farcela. Quindi questa è quella stanza apposta per il portale, e quindi io direi di iniziare. Facciamo i due blocchi di ossidiana, che sono questi qua. Poi dovrebbe funzionare anche così. 1, 2 e 3. Poi arriva il blocco. 1, 2, 3. E arriva il blocco. Sì, ragazzi, ce la facciamo. Dovrebbe accendersi anche così. Boom! Perfetto, ragazzi. Portale acceso. Ci siamo. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo episodio entreremo nel portale e vedremo un po' che missione ci attende. Perché da quello che ho letto nel libro iniziale della cassa, c'è scritto che c'è una missione speciale da fare nel Nether. Quindi io non vedo l'ora di entrarci nel prossimo episodio. Fatemi sapere, ragazzi, qui sotto nei commenti se volete il proseguimento di questa serie, ma penso comunque di concluderla perché manca un solo episodio. Quindi per questo episodio è tutto, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Bello!